Andiamo adesso in casa Rangers Corigliano, ringraziamo il presidente onorario della formazione dell'Alto Ionio Cosentino, Vincenzo Gallo. Buon pomeriggio presidente, benvenuto. Grazie, un saluto anche a voi. E allora, presidente, iniziamo veramente dal principio, perché Rangers Corigliano è una bella storia di calcio che, tra le altre cose, inizia dalla terza categoria fino ad arrivare all'oggi, però forse a causa del coronavirus, soprattutto questo anno in prima, ve lo aspettavate diverso magari? Ma sicuramente, noi sapevamo che la prima categoria era un campionato, diciamo, un pochino difficile rispetto alla seconda e alla terza. Comunque noi ci eravamo prefissi di ben figurare anche quest'anno, e poi siamo giornata dopo giornata a vedere quello che ne usciva e poi, diciamo, alla fine tirare le somme, ma per Rangers Corigliano è ben figurare anche in questa categoria. Assolutamente. Presidente, in qualche maniera la fine del Corigliano ha aumentato le aspettative verso di voi, ha cambiato il modo di approccio della comunità di Corigliano alla vostra squadra, oppure, diciamo, al momento, complice forse anche la situazione sanitaria, il riverbero non c'è stato? Ma dobbiamo dire che intorno ai Rangers c'è sicuramente qualche attenzione in più. Logicamente dispiace che il Corigliano abbia alla fine cioè non ci sia più, insomma, ecco. Io ci sono stati tanti anni nel Corigliano, sono stato forse una ventina di anni, per questo chi come me ha ancora più dispiacere, ma purtroppo che cosa possiamo farci? È andata così e intorno ai Rangers comincia a muoversi qualcosa, sicuramente molto molto di più. Certo. Andiamo invece appunto alla stretta attualità. Voi avete salutato, diciamo, il normale fluire del campionato con una vittoria in trasferta contro la New Academy San Giacomo, ma appunto ora siamo fermi. Ci sono le diverse ipotesi al vaglio, quella di ripartire a gennaio evidentemente più passa il tempo più diventa poco praticabile. Qual è il vostro punto di vista però su come tutelare questa stagione, ma soprattutto come ripartire da settembre, come dire, questa limitare i danni e poi ripartire di slancio? Ecco, come immagina la Rangers Corigliano l'annata che verrà? Ma io, questo credo che sia il mio pensiero personale, innanzitutto dobbiamo pensare alla salute degli atleti, alla salute di tutti, diciamo. Quindi io credo che l'obiettivo principale sia di salvaguardare innanzitutto la salute di tutti, ecco. Quindi per il momento attendiamo che la situazione possa migliorare per riprendere nel più breve tempo possibile, io credo. O sarà gennaio, o sarà febbraio, o sarà marzo. Io credo che bisogna riprendere anche per il bene dello sport e poi per tutto quello che gira intorno al mondo dei dilettanti. Quindi primo obiettivo secondo me è la salute di tutti e poi tutelare anche questo mondo che è una fetta importantissima della Federazione Italiana del Gioco Calcio. Quello che ho chiesto ai suoi colleghi di eccellenza lo chiedo anche a lei: un eventuale inasprimento dei protocolli come può essere affrontato, parlo proprio in solido, da parte di società che comunque già fanno dei sacrifici per andare avanti? Ma deve essere affrontato nel migliore modo possibile, cercando di affrontare tutte le disposizioni che verranno impartite, logicamente fare attenzione e vedere poi come andrà a finire la situazione, ma io mi auguro che la situazione possa migliorare a livello, diciamo, a livello nazionale, a livello mondiale, insomma, anche questo. Poi alla fine vediamo se riusciamo anche a salvare questa stagione. Se poi non ci riusciamo, bisogna vedere quali sono i danni minori per poter poi riprendere a settembre. Bene, presidente, grazie per essere stato con noi e alla prossima.